Io spesso penso nel campo della musica, Bach è stato un gigante, è impossibile pensare la musica senza Bach, però lui era un servo dei padroni, un servo dei principi, scriveva cose disgustose a elogio dei principi. Cosa guardiamo? A Bach che fa l'elogio dei principi o al Bach che fa le cantate, le sonate, il clavicembalo ben temperato? Penso che guardiamo a quest'altro. Idem, la stessa cosa vale per Marx, non è obbligatorio annullare l'opera di Marx perché politicamente è stato, diciamo, non è stato un granché. In questo sicuramente è facile dimostrare, anche perché i risultati parlano loro, parlano chiaramente. Inizia la vera e propria attività politica nel 64 con la fondazione della Prima Internazionale, 8 anni dopo la Prima Internazionale non c'è più, quindi insomma, mi sembra che basterebbe questo a dirlo. Poi non c'è più proprio anche per responsabilità dirette di Marx. Però guardate che prima di espellere gli anarchici avevano già espulso, in accordo con gli anarchici, i mazziniani e i prudoniani. Quindi lo scherzetto di cominciare a risolvere le diatribe politiche con l'espulsione, che ormai lo sapete è diventata una regola aurea di tutto il movimento operaio internazionale, o di ciò che resta del movimento operaio internazionale, è cominciato nella fase calante della Prima Internazionale. Prima Internazionale che invece aveva questo grande merito, e io infatti mi considero, spero, di essere in sintonia con lo spirito della Prima Internazionale, aveva questi due grandi meriti: non aveva demarcazioni ideologiche, non c'erano discriminanti ideologiche nella Prima Internazionale; secondo, non aveva un programma politico, non aveva questa famosa mito del programma con la P maiuscola sottolineata e in grassetto, che sta alle origini di una marea di scissioni. Il programma spesso è anche camuffato nella forma delle 21 tesi per aderire al Comintern, alla Terza Internazionale. Il programma spesso è camuffato dal punto di vista di, ecco, noi chiediamo al governo di fare questo, questo e quest'altro. Attenzione, la Prima Internazionale non aveva un programma. Se ce l'aveva era bellissimo, perché era racchiuso nel suo nome: Associazione Internazionale dei Lavoratori. E di qui comincia la mitologia dei lavoratori. Sono d'accordo che Marx è stato insufficiente dal punto di vista dell'analisi delle classi, di una no. La classe borghese, se permettete, l'ha sviscerata, l'ha analizzata, non solo come si presentava fotograficamente all'epoca sua, ma come lui ne prevedeva lo sviluppo. Quindi è interessante il suo metodo, da questo punto di vista ci affascinava e magari potrebbe affascinare ancora, perché non guardava alle cose nella loro presenza statica, ma nella loro proiezione futura. Insisto, l'analisi della classe borghese che ha fatto Marx è un capolavoro, vale la pena di tutti. La classe del proletariato, l'analisi della classe proletaria non c'è. Guardate che troverete delle frasi qua e là, degli slogan, no? Piero li cita nel suo libro, ma sono degli slogan, delle frasi, non è il metodo di Marx. Quando Marx decide di sviscerare una cosa, ci scrive sopra 357 o 450 pagine. Insomma, non esiste, non possiamo dire che esiste un'analisi della classe operaia fatta da Marx. Ma in questo Marx era un uomo dell'epoca sua, perché quando arrivò Giovincello a Parigi nel 45, non mi ricordo esattamente quando, si entusiasmò a vedere quello che facevano i circoli operai, che cominciavano a costruire il movimento operaio. Un po' come io a Roma, ho imparato a guidare mano a mano che le macchine cominciavano a circolare a Roma. Così lui imparava a porsi il problema degli operai mano a mano che gli operai si organizzavano. E quindi era entusiasmato, era affascinato da questa crescita. C'è però un problema, che poi la sua analisi del plusvalore è diventata l'alibi, io lo considero un alibi, per attribuire alla classe operaia il ruolo di classe della rivoluzione, classe della società futura, sulla base di una specie di sillogismo infetto, per cui se loro sono la classe direttamente sfruttata, saranno loro quindi a rovesciare il capitalismo e quindi, sillogismo falso, saranno loro a gestire il futuro, aprire delle porte all'umanità. La cosa non sta scritta da nessuna parte, tra l'altro non è marxiana. Dove sta scritto che la classe sfruttata deve per forza diventare la classe rivoluzionaria? Sarà una classe che lotterà contro il regime. Non vi sto a fare gli esempi storici, ne abbiamo tonnellate di esempi, no? I contadini hanno lottato contro i loro sfruttatori nel Medioevo, ma qualcuno... Gli schiavi. Sì, esatto, anche gli schiavi, certo. Quindi nessuno si è mai sognato di attribuire ai contadini il ruolo di emancipatori. La cosa è un po'
non è facile da ricostruire come è accaduto. Io posso solo dire un'ipotesi, secondo me è stata la socialdemocrazia, cioè la Seconda Internazionale, la quale si è trovata a cavalcare la crescita del movimento operaio, sia in Francia con le chambre du travail, con le camere del lavoro, sia in Germania con il potente sindacato che già cominciava, sia anche in Inghilterra con i sindacati. Allora si sono trovati in una situazione in cui la loro base sociale, di questa burocrazia che è stata magistralmente descritta da Roberto Michels, un altro Roberto aggiungiamo alla lista, e questa era la loro base sociale, e su quello gli ha fatto comodo costruire l'idea che questa sarà la classe rivoluzionaria. E in questa cosa sono un po' caduti, tutto il marxismo è cresciuto su questa idea, che ripeto è difficile ricondurla a Marx, perché Marx era come un Owen, come un come si chiamava il sarto, non mi viene il sarto tedesco. Grazie. Insomma, era entusiasta di quello che stava accadendo nel movimento operaio dell'epoca sua, ma non ha mai buttato giù un testo in cui dica che veramente il futuro, eccetera, eccetera. Certo, considerava la classe operaia un elemento fondamentale nella lotta di classe, non c'è dubbio, ma anche qui state attenti, essere un elemento fondamentale nella lotta di classe non vuol dire che sei quello che apre le porte all'umanità. Dopodiché abbiamo altri grandi pensatori dell'epoca loro, giganti, Rosa Luxemburg, Parvus, Trotsky, questi sono dei giganti dell'epoca loro che hanno avuto ragione su tante cose nell'epoca loro, ma hanno torto rispetto davanti alla storia. Io spesso, sapete, non so chi lo sa, sono uno specialista di Che Guevara, e io spesso sono costretto a dire, guardate, Che Guevara, nonostante la limitatezza della sua esperienza teorica, si è trovato ad aver ragione su alcune questioni fondamentali, non in assoluto, cioè io contemporaneo del Che, certe cose le capivo 10 volte meglio di lui, no? Non c'è dubbio, però lui doveva fare i conti con Fidel Castro, quindi anche se per esempio Guevara non aveva chiarissimo cosa fosse l'Unione Sovietica, il solo fatto di considerarla un paese che marciava verso il capitalismo in polemica con Fidel Castro, il quale invece la considerava la quintessenza del socialismo, come ha poi dimostrato nella pratica, dava ragione relativamente a Guevara contro Fidel Castro. Ma nessuno di noi si sognerebbe oggi di venire a fare in un'analisi dell'Unione Sovietica e dire il contributo di Che Guevara è stato questo, ma per carità, così io non mi sognerei mai in un'analisi dello sviluppo delle classi operaie di venire a dire il contributo di Trotsky, meraviglioso, in un libro I nostri compiti politici, che è un libro che ha circolato pochissimo, anche perché lo stesso Trotsky purtroppo lo rinnegò nella fine della sua vita. L'analisi della classe operaia che c'è nei nostri compiti politici è meravigliosa per l'epoca sua, tra l'altro è un'analisi che viene fatta in polemica con Lenin, perché Lenin da questo punto di vista non capiva un accidente, vi devo dire la verità. E qui devo criticare una cosa di Piero, che c'è in un tuo libro, in questo uno dei due libri, c'è, in tutte e due mi sa che l'hai riportata, tu polemizzi con Leni dicendo che nel Che Fare dice che la coscienza agli operai viene portata dagli intellettuali borghesi, la coscienza del socialismo viene portata dagli intellettuali borghesi e quindi non è scaturita da loro. Io devo dire che del Che Fare è l'unica cosa giusta che c'è, perché storicamente è andata così, sono gli intellettuali borghesi, principi come Kropotkin addirittura, o borghesi come Marx, industriali come Engels, mo Bakunin non mi ricordo che professione facesse, però sì, invece Proudhon era un correttore di bozze. Marx invece era un poveraccio mantenuto pure lui. Aristocrazia operaia, ecco, Proudhon lo possiamo considerare al massimo aristocrazia operaia. Sono questi che hanno elaborato le idee del socialismo, è nato storicamente con loro. Poi, essendo queste idee calate all'interno della lotta di classe, il movimento operaio hanno... L'operaio era Weitling. Weitling, grazie, sale, grazie. Ma era un sarto, no, era un sarto. Un sarto, sì, un sarto operaio, vabbè. Allora, io non butto il bambino con l'acqua sporca e magari sono anche un po' tirchio in questo, cioè cerco di ognuno di vedere che cosa di buono ha dato, perché ognuno qualcosa di buono ha dato. Certo, quando arrivo a Stalin mi cascano le braccia, non riesco a trovare una cosa, una singola, che abbia dato di buono. Poi se comincio a fare la lista del male che ha fatto, ci spieghiamo del perché siamo anche in questa sala, del perché è stato necessario il libro di Piero, del perché stiamo veramente col culo per terra. E qui entra in ballo una questione fondamentale. Ogni volta che sentiamo dire dovremmo fare questo, dovremmo fare quello, sarebbe bene fare quest'altro, io mi chiedo sempre, ma qual è il soggetto di questa frase? Chi deve fare questo? È un problemone.
perché in epoche d'oro uno avrebbe risposto le masse, i lavoratori, le lavoratrici, no, era l'epoca d'oro. In epoca grigia e bigia comincia ad essere quelli di Tsipras in Grecia o quelli, boh, in Italia non saprei capace, forse tu mi sai dire, no, neanche in Italia, però abbiamo volta a volta, ci sono delle illusioni, no? Chi sta nel Movimento 5 Stelle pensa che sia il Movimento 5 Stelle. En passant, prima che me lo dimentico, alle elezioni europee si autocandidarono in 5.000 del Movimento 5 Stelle, 5.000 regolarmente iscritti, il che vi dice per quali ragioni si sta nel Movimento 5 Stelle. Alle amministrative si autocandidarono in 9.000. Fa meno impressione, perché i 5.000 delle europee significa che erano 5.000 in grado di parlare le lingue, al corrente dei meccanismi della UE, eccetera, eccetera. Questo vi dice che anche un movimento nato sano, su questo non c'ho dubbi, un movimento nato sano come ribellione, eversione, rapidamente nella nostra società, che è la società dello spettacolo, come spero di dire alla fine del mio intervento, si corrompe. Quindi ormai è diventato una macchina che produce candidature, elezioni, no? Lo sanno. Quando vedete auto... 9.000 autocandidature, è un movimento di massa, 9.000 persone, non c'è niente da fare. Oh, attenzione, sono quelli in regola, cioè quelli che sono iscritti da 2 anni, perché poi c'è un alone, almeno di altri 9.000, no? Che si vorrebbero candidare ma non possono. Riprendo il filo del discorso. E quando arriviamo alla questione dell'URSS, stiamo facendo un passo molto grosso, perché l'URSS, che ci piaccia o no, per 9 mesi, da febbraio del 17 a novembre del 17, ha visto una rivoluzione autentica. È l'unica autentica rivoluzione che noi abbiamo potuto vedere nella storia. È durata 9 mesi. Perché è durata 9 mesi? Perché questa rivoluzione aveva come spirito fondamentale, nasceva da un pretesto, due pretesti. Basta con lo zar e basta con la guerra, no? Attenzione, quindi il programma riforma agraria era tutto dietro le quinte, dietro le linee, in realtà dovevano mettere fine alla guerra. In quei 9 mesi sono accadute cose meravigliose in Russia e sono fioriti i partiti, tanti, no? Sono fioriti i soviet che gestivano questa cosa. Fino a novembre la rivoluzione è un'autentica rivoluzione. A novembre accadono, dopo la presa del potere, accadono 3 cose gravissime. Uno, si fonda la CECA, la polizia segreta, che comincia a sterminare gli oppositori, a metterli in carcere. 2, viene fatto un governo provvisorio con un solo partito, i bolscevichi, laddove le correnti politiche che avevano lanciato la parola d'ordine tutto il potere ai soviet erano 7. Come? Inizialmente nel governo erano 2, fino al giugno del 18. Ti ringrazio. Sì, che era una scissione dei social rivoluzionari fatta dai bolscevichi proprio per poter far finta che anche i social rivoluzionari come i partiti popolari nell'est. Quindi 1,5, va bene, ti concedo 1,5, però le correnti che avevano lanciato la parola d'ordine tutto il potere erano 7, 4 correnti anarchiche, i bolscevichi, i mencevichi internazionalisti e i social rivoluzionari, no? E questa cosa è molto grave, si forma un governo con 1,5 partiti, mentre invece erano 7. La terza e quella che ci dovrebbe riguardare più da vicino sono gli operai. Quella era stata una rivoluzione popolare con contadini, soldati che in realtà erano contadini, ma con un ruolo veramente di avanguardia degli operai e degli operai di industria in modo particolare, no? Voi sapete, la Piutilov, oppure i marinai, però attenti, a Kronstadt non erano solo marinai, erano anche come si dice, fabbricatori di navi, c'erano gli arsenali. La Fincantieri. La Fincantieri. Attenzione, questi si riuniscono, i comitati di fabbrica avevano avuto un ruolo fondamentale, si riuniscono a dicembre nel congresso parrusso dei soviet, dei consigli di fabbrica, e da quel momento comincia a decrescere il loro potere. Attenzione, una rivoluzione operaia, una volta arrivata al potere ti aspetti che la prima cosa che fanno i comitati di fabbrica è aumentare il proprio potere. In realtà la prima cosa che fecero fu di farlo calare, perché molti di questi erano bolscevichi e già rispondevano. Quindi attenzione, una rivoluzione noi l'abbiamo avuta per 9 mesi, da quel momento comincia un declino. Stiamo litigando, discutendo se c'è continuità o no tra Lenin e Stalin, ma dal punto di vista della giurisprudenza c'è continuità totale, cioè come ha detto Robert Conquest facendo una amara ironia, Stalin non ha dovuto votare nessuna nuova legge perché già c'erano tutte le leggi votate dai bolscevichi, Lenin, Trotsky e tutti gli altri. C'è un libro che io purtroppo quasi nessuno legge, anche perché scritto nel 23 e uscito in Italia nel 2009-2008, che è Il terrore rosso di Melnikov, il quale descrive le stragi di operai che venivano fatte
nella prima fase della rivoluzione russa, quindi quando Stalin ancora non c'era. In questo libro Stalin è nominato solo due volte di sfuggita, perché i responsabili sono Lenin, Trotsky e dirigenti del partito bolscevico. Un libro scritto nel 23 da un social rivoluzionario che fece in tempo ad andarsene dalla Russia e quindi pubblicò questo libro a Parigi. E poi comincia la grande tragedia, che io non me la sento mai di sottovalutarla. Quindi, insomma, quando sento compagni, quanto mi mancano? Due minuti, e vabbè, li dedico al Gulag questi due minuti, volevo parlare di tante altre cose, però il Gulag ce lo portiamo dietro. Guardate che l'uccisione di milioni e milioni di lavoratori, si discute se sono 22 milioni o 28 milioni delle varie nazionalità, tra polacchi, ucraini, eccetera, eccetera, è una cosa che mette paura. L'altra cosa che mette paura è dal punto di vista sociale. La rivoluzione russa, che questa mattina non ho capito Cremaschi come gli è venuto in mente di decantarla, ha instaurato due modi di produzione che erano finiti. Uno, il sistema feudale, perché dopo aver massacrato il popolo ucraino con il famoso Holodomor, cioè la carestia indotta dall'alto che ha portato alla morte di 3,5 milioni di persone, imposero i passaporti, che era una cosa per la quale lo schiavo contadino dei Kolkhoz non si poteva più allontanare. Questi sono i servi della gleba, guardate, il contadino che lavora per un Moloch statale e che non si può più allontanare dalla terra. E l'altro è il sistema schiavistico usato in tutto il Gulag, con il quale sono state costruite dighe, sono state costruite strade e così via. Ora, un sistema che ricorre allo schiavismo e al feudalesimo e che ti ammazza tra i 20 e i 28 milioni di persone, ma veramente potete considerarlo parte della vostra storia? E il movimento operaio lo può considerare parte della sua storia? E qui nasce una cosa: sicuramente non lo ha rinnegato, sicuramente non ha preso le distanze, anzi, quella che sembrava un episodio russo è diventata un'infezione mondiale. In Italia abbiamo avuto addirittura il capolavoro del togliattismo, quindi io ogni volta che sento uno rivendicare Togliatti, mi chiedo, ma costui o ignora i libri, ma come fa? Ormai sono decine e decine i libri che escono a descrivere questa storia, o lo ignora oppure è disonesto. E qui scatta l'altra cosa di cui avrei voluto parlare, dell'etica rivoluzionaria. Non ho tempo? Ma che te devo dire? Allora guardate, vi faccio una provocazione. Vi faccio una provocazione, me la so scritta. Aristotele nell'Etica Nicomachea. Siccome la politica si serve delle altre scienze pratiche e in più legifera su cosa si deve fare e da cosa ci si deve astenere, il suo fine comprenderà in sé quello delle altre scienze, in modo che verrà a essere il bene umano, che altrove Aristotele chiama la felicità. Le persone raffinate e attive, che sarebbero gli intellettuali impegnati del IV secolo a.C., sempre Aristotele, identificano la felicità con l'onore. Pensate, questo è più o meno il fine della vita politica, però è evidente che anche questo fine è troppo superficiale per essere il bene che stiamo cercando. Questi intellettuali di qui sopra perseguono l'onore al fine di persuadere se stessi del proprio valore, quantomeno cercano di essere stimati dai saggi e da coloro che li conoscono.